Ministro, la ringrazio della risposta, però devo dirle chiaramente che non siamo soddisfatti. Non siamo soddisfatti perché lei stesso, nella sua risposta, ha dichiarato che il giuramento non è un atto puramente formale. E come non può essere un atto puramente formale quando lo straniero che va a fare il giuramento non è in grado di comprendere ciò che sta giurando? Non è in grado di capire nemmeno, dopo 10 minuti di spiegazione testimoniata non dal sindaco, ma dai funzionari del comune, che il sindaco stesso non avrebbe firmato la cittadinanza. Allora il problema, e lo dico a lei come ministro dell'Interno, non è costringere il sindaco o mandare un commissario ad acta per firmare quella pratica, ma andare a vedere come vengono fatte le procedure sulla cittadinanza. Altro che 2 anni di approfondita analisi per concederla. Evidentemente non hanno mai parlato con la persona. No, il sindaco non stava chiedendo di scrivere un tema in italiano, magari ispirandosi alle poesie di Leopardi. Stava semplicemente cercando di far capire e di capire se lo straniero comprendeva perlomeno il giuramento, che non aveva avuto nemmeno la grazia, questo straniero, di imparare a memoria, di imparare a memoria, se era in difficoltà a parlare la lingua italiana. Allora sicuramente probabilmente la legge è da rivedere, però non si può far finta che nella parte antecedente, ovvero nell'istruttoria, la legge non sia stata rispettata, perché evidentemente non sono state fatte le dovute e approfondite analisi. E allora questa è una responsabilità del Ministero dell'Interno e chi lo rappresenta. E quindi è lei che deve prendersi l'incarico di richiamare chi non ha fatto queste dovute analisi. E concludo solo dicendo, mi auguro che ci siano tanti sindaci in questo paese, come il sindaco di Brugnera, che hanno il coraggio, prima di tutto, di difendere proprio quel giuramento che lei ha citato e di tutelare tutti i cittadini di questo paese, di sapere che la cittadinanza non diventa semplicemente una mera formale firma su un finto giuramento. Perché capisco che ormai l'intenzione è quella di dare cittadinanza facile a tutti, così magari di guadagnare qualche pacchetto di voti. Però quindi stiamo parlando non di un diritto, ma di una certificazione di Grazie. un'integrazione che evidentemente non è avvenuta. Grazie.